Adesso iniziamo per davvero. Tanto ci abbiamo detto qualche cosina su come svolge lo il corso. A questo punto entriamo sulla terminologia della fisica tecnica e ovviamente iniziamo dalla base della fisica tecnica, che è la termodinamica. Allora, già l'etimo della parola termodinamica vi dice che cosa andiamo a studiare. Andiamo a studiare o calore in movimento o forza del calore, sono due modi diversi di poter tradurre le due parole, diciamo, greche che stanno alla base del termine termodinamica, e che di fatto vi fanno capire che, diciamo, sostanzialmente noi andiamo a studiare tutte le trasformazioni di sistemi che ovviamente in cui c'è uno scambio di energia e quindi ci sono una serie di passaggi, diciamo, di variazioni delle proprietà termodinamiche di questo sistema che dovremo andare a studiare. Studieremo con delle equazioni di stato, con delle leggi generali, quindi leggi costitutive da un lato, leggi generali dall'altra, che di volta in volta vi verranno fornite. Ovviamente parlare di termodinamica significa parlare di energia. È un termine che ovviamente ha accompagnato sia il vostro, probabilmente già il vostro corso di fisica 1, ma prima ancora i corsi di base che avete fatto al liceo, in cui avete genericamente definito l'energia come capacità di un sistema di compiere lavoro. Quindi abbiamo studiato l'energia sotto diverse, diciamo, forme. In realtà avete visto, diciamo, avete studiato l'energia cinetica, l'energia meccanica, l'energia interna, eccetera, ma non avete mai studiato in modo completo e esaustivo le trasformazioni di energia da una forma ad un'altra forma. Ovviamente per far questo noi dovremo prima dare delle basi della termodinamica di stato e poi a quel punto potremo studiare il primo e il secondo principio della termodinamica, che ovviamente ci faranno studiare, diciamo, in concreto tutti i sistemi termodinamici e ci consentiranno di comprendere a fondo queste trasformazioni. Io qui vi ho riportato in modo assolutamente non esaustivo alcuni pilastri della termodinamica. Mancano alcuni nomi importanti, quindi consentitemi una semplificazione, soprattutto, diciamo, nei pochi minuti che abbiamo per fare un po' di storia della termodinamica. Termodinamica che, diciamo, non a caso, se volete, nasce in Italia con Galileo Galilei, che è un po' padre non solo della termodinamica, ma proprio padre della scienza moderna. Nella realtà di termodinamica, diciamo, potremmo, diciamo, parlare anche prima di questi padri della scienza, potremmo farla risalire al mondo greco. Già il mondo greco, diciamo, la macchina di Nerone, non so se avete mai visto alcune macchine, o lo stesso Aristotele, avevano studiato in qualche modo anche il concetto di calore, il concetto di temperatura. Di fatto non era ancora una scienza e soprattutto le categorie aristoteliche si basavano genericamente, cioè, diciamo, il concetto aristotelico, il concetto qualitativo, il concetto, diciamo, di calore, no? Quindi non avevate, diciamo, dal punto di vista quantitativo nessun supporto per poter, diciamo, analizzare dei sistemi e poter misurare alcune cose. Allora la parola strumento di misura ha servito a questa disciplina, viene per, lo, diciamo, per primo introdotto. Quale si fanno, diciamo, tante critiche, molto spesso dice, no, ma il cannocchiale non l'ha inventato Galileo, diciamo, il barotermoscopio non l'ha inventato Galileo. Questa è poca cosa, cioè non importa a noi se Galileo ha inventato o non ha inventato questo strumento. Il metodo galileano, che consiste appunto nel fare delle ipotesi, nel verificarle attraverso delle misure, e quindi poi in effetti valorare la teoria e quindi dare, diciamo, un valore, diciamo, alla teoria attraverso una verifica sperimentale, è il metodo assolutamente che è, diciamo, deve essere ascritto a Galileo. E quindi Galileo sostanzialmente non si sa se abbia per primo inventato il primo termometro, qualcuno dice di no, sicuramente l'ha utilizzato in modo scientifico per poter basare le sue prime teorie sulla temperatura e sulla pressione. Il termometro di Galileo è un termometro molto semplice. Ops. Vabbè, ma possiamo anche continuare. Lo riattacco qui. Avevi previsto che l'avevi. Lo sapevo. Allora, io intanto. No, non posso andare avanti con la lezione.
Vabbè, vai, diciamo, possiamo iniziare a continuare anche senza voi rilanciarci. Non sta molto bene questo vero. Avanti. Partito proprio. Oh, intanto facciamo un disegno, vai. Il primo termometro, dicevo, sostanzialmente è stato fatto in questo modo. Era una piccola boccetta che conteneva dell'aria, che aveva le dimensioni più o meno di un uomo, quindi molto più piccola rispetto a quella che vi ho disegnato. Conteneva aria ed acqua. A questo punto cosa succedeva? Che semplicemente apponendo le mani, diciamo, calde vicino a questa boccetta, l'aria si riscaldava. Ovviamente questa dilatazione termica dell'aria spingeva l'acqua al di sopra di un piccolo collo stretto, e quindi voi eravate, diciamo, riuscivate attraverso questo, diciamo, si riusciva attraverso questo strumento a in qualche modo a misurare il calore delle mani, il calore, diciamo, della sostanza che, diciamo, del sistema che, in cui veniva inserita questa, diciamo, questa boccetta, diciamo, ovviamente andando a misurare l'altezza di questo liquido all'interno di questo collo molto stretto. È un po' un antenato del vostro termometro a mercurio, se volete, no? Cioè si basa sul concetto di dilatazione termica di un materiale, in questo caso il gas. Il problema di questo strumento, che era connesso sostanzialmente anche alla pressione, perché capite bene che in questa boccetta, quando voi apponete le mani, c'è anche un problema, diciamo, di variazione delle pressioni. Non era così semplice da disconnettere rispetto alla pressione. E il primo che è riuscito bene a separare l'aspetto temperatura, l'aspetto pressione, è proprio stato Torricelli. Torricelli riuscì a comprendere bene il fatto che la pressione atmosferica non era una pressione nulla, ma che la colonna d'aria sopra di noi esercitava una pressione ovviamente, diciamo, diversa a seconda, diciamo, del livello del mare rispetto al mare. Come, diciamo, inventò questo strumento? Diciamo, di cosa consisteva? Consisteva semplicemente in una boccetta capovolta. In questa boccetta, diciamo, ovviamente voi potete mettere, diciamo, riempite di mercurio. In questa boccetta, diciamo, al termine di questa boccetta non serve appunto nulla, quindi questa provetta era riempita completamente di mercurio e veniva capovolta in un recipiente. Quindi prendete questo mercurio, lo capovolgete, lo mettete, diciamo, in questo mercurio e poi lasciate a quel punto, diciamo, il mercurio, diciamo, trovare un punto di equilibrio. Cosa succede qui dentro? Il mercurio scende e scende ad un livello che è esattamente, diciamo, proporzionale alla pressione che l'aria esercita sul restante recipiente. In particolare a livello mare, il livello a cui si ferma il mercurio sono 760 mm. Bene? Quindi di fatto l'unità di misura che voi qualche volta avete sentito, di cui avete sentito parlare, che è il TOR, no? Che è ovvero il millimetro di mercurio, che ancora viene utilizzato dai medici nelle misure di pressione, della pressione sanguigna, deriva appunto da Torricelli, che per primo ha compreso che in questa ampolla
qui sostanzialmente si, diciamo, si creava del vuoto, quasi del vuoto, in realtà ci sono dei vapori di mercurio, ma la pressione, diciamo, dei vapori di mercurio praticamente è nulla, e quindi avete che il livello di questa, di questo, diciamo, del mercurio contenuto nell'ampolla in qualche modo vi dà una misura molto precisa della pressione atmosferica. Ovviamente attraverso questi strumenti, quindi, che in qualche modo misuravano le pressioni, diciamo, grazie al dislivello di alcuni liquidi tra le boccette che andavano, su cui si andava a misurare la pressione, e attraverso ancora delle evoluzioni sulla misura della temperatura che furono fatte a partire dai primi esperimenti di Galileo, poi, diciamo, subito dopo, ovviamente, Galileo, sapete, venne Fahrenheit, poi sopra che inventò il termometro a mercurio, poi nella realtà Celsius modificò leggermente il termometro del Fahrenheit, facendo avendo una grande intuizione anche dal punto di vista termodinamico, perché utilizzò i punti fissi dell'acqua, quindi il punto di fusione dell'acqua, quindi coesistenza tra ghiaccio solido, quindi acqua solida e poi acqua liquida, quindi il punto di fusione esattamente a 0 gradi, poi lo vedremo più avanti perché è così importante e sono così ripetibili questi punti, e l'altro punto fisso è il punto di ebollizione dell'acqua, cioè l'acqua, quindi l'altro passaggio di fase, l'altro punto fisso termodinamico in cui l'acqua, diciamo, c'è coesistenza tra che cosa? Acqua liquida e vapore d'acqua, e riforma. Quindi attraverso questi due punti fissi, ovviamente Galileo creò la scala termometrica che voi, diciamo, ovviamente oggi tutti conoscete, che è la scala Celsius, e in cui non fece nient'altro che prendere il termometro a mercurio di Fahrenheit, questo è il bulbo, ovviamente, quindi bulbo di mercurio, con la colonnina, diciamo, di mercurio, e ovviamente una volta che fissato lo 0 gradi, il punto in cui il mercurio si poneva una volta posto il bulbo nel punto di fusione del ghiaccio. 100 gradi era il punto, quindi 0 gradi Celsius e 100 gradi Celsius erano i due punti in cui avevo rispettivamente fusione ed ebollizione, dividendo in 100 parti questa scala, questa scala si chiamava centigrada, no? Per molti anni si è chiamata scala centigrada, fino a quando qualcuno ha capito che forse qualche cosa non andava, lo vedremo nelle prossime lezioni, c'è qualcosa che non va in questo 100 gradi, diciamo, così come lo definì Celsius, perché l'acqua non bolle a 100 gradi a livello mare, ma bolle a 99.97, quindi qualcosa, diciamo, vicino a 100 gradi, ma non perfettamente a 100 gradi, per una serie di altre concomitanze che vedremo. Quindi attraverso, a questo punto, la misura di due grandezze termodinamiche fondamentali, che sono da un lato la pressione, dall'altro la temperatura, diciamo, gli scienziati che vennero dopo Galileo e Torricelli poterono cominciare a studiare le prime equazioni di stato termodinamico, prima tra tutte la legge dei gas ideali. Legge dei gas ideali, Boyle, semplicemente avendo nel suo laboratorio la possibilità di misurare la pressione, il volume, la temperatura, riuscì a fare, diciamo, a costruire, diciamo, a mettere a punto, diciamo, la legge che voi oggi conoscete come legge dei gas ideali. In realtà si passò attraverso la legge di Boyle, poi di Mariotte, quindi poi la legge dei gas ideali, quindi c'è un'evoluzione anche dal punto di vista storico rispetto a questa legge, però le prime equazioni di stato sono state costruite proprio grazie a chi ha messo le fondamenta della termodinamica, e quindi da un lato Galileo e dall'altro. Poi sono delle semplificazioni perché sono dei milestone storici, in realtà ci sono tante persone che ovviamente hanno contribuito a questa evoluzione, di cui ovviamente non vi dico nulla, diciamo, potrei parlarvi dell'Accademia del Cimento, potrei parlarvi di altre, diciamo, ovviamente accademie, persone che hanno ovviamente contribuito in modo anche importante, significativo a questa storia, a queste diciamo, scoperte scientifiche. Lasciamo però un momento la scienza fare il suo corso e fermiamoci un momento invece su un altro aspetto, che è quello tecnologico. Cioè, a un certo punto la termodinamica prende due strade. Una che è quella, diciamo, dei salotti scientifici, degli scienziati che fanno una serie di scoperte e applicano il metodo scientifico in un certo modo. L'altra invece è la storia dei fabbri, perché se sono prima Sarri e poi Newcomen, fanno delle scoperte non nei laboratori, diciamo, universitari, non facendo studi su, diciamo, testi, ma semplicemente in, diciamo,
in officine costruendo le prime macchine a vapore. Allora, sono le prime macchine che nascono in Inghilterra e che rendono l'Inghilterra la più grande potenza dal punto di vista, diciamo, anche mercantile, industriale. La rivoluzione industriale che voi avete studiato sui libri di storia si poggia appunto su questi uomini, su queste persone che hanno fatto la loro fortuna, ma soprattutto la fortuna di un paese, perché attraverso queste macchine l'Inghilterra poté innanzitutto estrarre efficientemente il carbone. Non so se ricordate la cosa nasce della rivoluzione, cioè la storia, e qual era la necessità del carbone. Il carbone ovviamente era nato in un momento storico in cui l'Inghilterra aveva preso tutta la legna possibile per fare navi, perché era una potenza militare navale, quindi non aveva altre fonti fossili alternative alla legna, o meglio, non c'erano le fonti fossili, perché il petrolio non c'era, non ne veniva ancora estratto, il carbone era nelle miniere, ma era difficile estrarre perché si allagavano, eccetera, e quindi il gas naturale neanche a parlarne, e quindi l'unica disponibilità era la possibilità di, diciamo, estrarlo nelle miniere, quindi di carbone, e però aveva un costo anche in termini umani elevatissimo. E quindi che cosa succede? Succede che queste prime persone cominciano a fare delle macchine per pompar via l'acqua delle miniere e quindi rendere più produttive queste miniere stesse. E ovviamente qual era il combustibile con cui funzionavano? Proprio il coke, cioè il carbone che veniva estratto, quello più, un po' più di scarto. Purtroppo queste macchine sono le macchine, diciamo, dal punto di vista storico eccezionali, che ovviamente loro avevano semplicemente, diciamo, realizzato, forse anche guardando, scopiazzando sui libri di scienza, perché una macchina del genere l'aveva cominciata anche a immaginare uno scienziato, che era Papin, un francese, che aveva cominciato a fare la sua pentola a pressione e che aveva cominciato a comprendere che quando l'acqua cambia di fase, il volume occupato dal vapor d'acqua diventa 1000 volte più grande di quello occupato dall'acqua in fase liquida. Questa variazione del volume corrisponde, se voi in un sistema, diciamo, in cui il fluido passa, quindi questo litro di acqua evapora, diventa non più un litro di vapore, ma diventano 1000 litri di vapore. Quindi cosa succede? Potete sfruttare questo passaggio di fase per muovere un pistone, quindi per far muovere una macchina. Quindi questa pentola di Papin venne trasformata in una macchina. Queste macchine erano estremamente poco efficienti, però si muovevano, e si muovevano trasformando cosa? Calore, perché qui ovviamente per far evaporare l'acqua ho bisogno di dare energia in modo calore, e quindi trasformavano calore in lavoro. Quindi sono le prime macchine termiche che noi vediamo nella storia della scienza e che ovviamente catturarono subito l'attenzione di alcuni scienziati o di alcuni tecnologi per prima, che cominciarono a capire perché queste macchine funzionavano, ma avevano dei rendimenti, oggi diremmo, molto molto limitati, cioè avevano bisogno di molto calore per produrre una certa quantità di energia in modo lavoro. Ma questo lo diciamo oggi con la cognizione di causa che abbiamo della termodinamica e della, diciamo, delle trasformazioni del primo principio e del secondo principio, che allora non erano assolutamente noti. Anzi, fra poco vedremo qual era la concezione del calore che avevano gli scienziati dell'epoca, che ovviamente oggi farebbe rabbrividire qualsiasi studente, ma anche qualsiasi professore, diciamo, se oggi dovessero, diciamo, qualcuno dire, vabbè, il calore si diffonde attraverso il flogisto, no? Non so se ne avete mai sentito parlare, no? E che invece in realtà, diciamo, all'epoca ovviamente di questi tecnologi, ovviamente erano le teorie che più o meno cominciavano a nascere. Ora, di fatto, Savery e Newcomen fecero queste macchine in modo, diciamo, non particolarmente efficiente, ma funzionavano, vi ripeto, diciamo, in questi contesti. E Watt fu il primo che sicuramente non era uno scienziato, ma era un tecnologo, era stato in qualche modo incaricato dall'Università di Glasgow riparare una macchina che veniva, un modellino di macchina, che era stato appunto fatto per spiegare agli studenti come funzionavano queste macchine.
Questo, diciamo, guarda questo, diciamo, James Watt, diciamo, che cosa, io lo chiamo Watt, scusatemi per la pronuncia, ma in realtà si dovrebbe chiamare Watt, però poiché tutti voi non hanno mai chiamato il Watt, diciamo, continueremo a chiamarlo Watt per evitare confusioni, ma in inglese sapete bene che il termine è Watt. Allora, che cosa fece Watt? Cercando di riparare questa macchina, si accorse che di fatto questa macchina non avrebbe mai potuto funzionare bene e si inventò delle migliorie su questa macchina, da tecnologo, non da scienziato, che in qualche modo poi fecero la sua fortuna, perché, diciamo, ovviamente oltre a fare la sua fortuna scientifica fecero anche la sua fortuna economica. Cioè Watt, insieme a un suo socio, inventò il leasing, per cui prese queste macchine che costavano tantissimo e cominciò a affittarle ai diversi industriali che tiravano via carbone. Poi, diciamo, applicò questa macchina anche nel settore tessile, quindi per, diciamo, per muovere i telai, e dopo questa macchina, ma Watt, diciamo, era morto già da un pezzo, fu utilizzata anche come mezzo di locomozione o addirittura poi, diciamo, nelle navi. E quindi di fatto le macchine di Watt erano, diciamo, assolutamente le macchine estremamente più efficienti rispetto a quelle precedenti. Semplicemente lui riuscì a capire che doveva separare la fase di espansione, cioè la fase di raffreddamento da quella di riscaldamento, e quindi questo, diciamo, questo pendolo, questo sistema a stantuffo, invece di farlo salire sopra, dopo di levare il calore e farlo scendere, fece un, diciamo, si inventò un cilindro a doppio effetto, per, diciamo, che poi vedrete, che riusciva in qualche modo a rendere questa macchina estremamente più efficiente. Ma, diciamo, restiamo ancora con delle macchine che avevano rendimenti che oggi, diciamo, definiremo risibili, ma comunque davano una supremazia all'Inghilterra rispetto a tutti gli altri paesi europei e soprattutto rispetto alla Francia. Proprio per comprendere a fondo, diciamo, il limite di queste macchine, soprattutto perché le macchine francesi non erano così efficienti come quelle, diciamo, inglesi, Carnot cominciò a attenzionare il problema e cominciò a studiare, dal punto di però da accademico, cominciò a studiare le trasformazioni di energia termica in energia meccanica. Ovviamente, diciamo, non era ancora noto, voglio solo contestualizzarvi, non era noto ancora il primo principio, bene, quindi gli studi di Joule, gli studi di Kelvin verranno soltanto molto dopo. E quindi, diciamo, Carnot che cosa cercò, quale fu la similitudine che fece? Pensò che, diciamo, pensava al calore, lì ancora si faceva una certa confusione tra calore e temperatura. Quindi pensò alla temperatura, pensando, diciamo, ai due concetti come se fossero un tutt'uno, noi vedremo che sono due cose completamente diverse, come se fosse il livello di una cascata. Quindi pensò temperatura, diciamo, elevata, diciamo il livello della cascata elevata, temperatura bassa, livello della cascata bassa, e quindi pensava a questa possibilità di trasformare il calore e il lavoro in funzione della temperatura della sorgente. Quindi più elevata la temperatura, più la cascata, il livello della cascata elevata, più posso convertire il, diciamo, calore maggiore, diciamo, efficiente il nostro, diciamo, la nostra conversione di energia termica in energia. Questa intuizione fu un'intuizione estremamente importante e geniale, che, ahimè, rimase per molto tempo, diciamo, messa lì senza riuscire a trovare una collocazione ben precisa, finché Clausius, diversi anni dopo, e Kelvin, quasi, diciamo, dopo non molto tempo, riuscirono in qualche modo a utilizzare questo libretto fatto giovanissimo da Sidney Carnot, cioè morto 30 anni. Non ricordo male, 36 anni, non ricordo male, quindi morì estremamente giovane, ma nella sua giovane vita ebbe questa grande intuizione che ancora oggi porta il suo nome. La macchina che lui inventò è la macchina di Carnot, ed è la macchina quella che, diciamo, può dare il rendimento più elevato di tutte le altre macchine. È una macchina, diciamo, che è un limite teorico per i termodinamici, lo è tutt'oggi. Ora, ovviamente, diciamo, ci sono tutta una serie di altri passi che vengono normalmente fatti in questa, diciamo, da Carnot a Clausius e a Kelvin, che hanno poi buttato, diciamo, le due basi tra il primo e il secondo principio della termodinamica, diciamo,
nelle, diciamo, nelle scritture che noi oggi conosciamo, sostanzialmente ci vengono date a valle di un importante contributo di Clapeyron, che mise su dei piani termodinamici queste, diciamo, queste riflessioni di Carnot, che invece erano molto qualitative. Diciamo, il pregio di, diciamo, di aver, diciamo, in qualche modo portato su un, diciamo, sul piano un poco più matematico le, diciamo, l'intuizione di Carnot, cioè, è dato proprio da Clapeyron, che riuscì in qualche modo a dire, a dare delle trasformazioni termodinamiche attraverso cui evolve la macchina di Carnot. E quindi noi oggi studiamo la macchina di Carnot, la studiamo sul piano di Clapeyron per comprendere meglio quali sono proprio le caratteristiche di questa macchina. E proprio grazie anche a questa modellazione, diciamo, di Clapeyron, poi furono più facili le formulazioni che noi conosciamo del primo e secondo principio, che sono le formulazioni ovviamente rispettivamente di Clausius, e, diciamo, soprattutto, diciamo, a Clausius va ascritto il merito di aver poi anche coniato il termine che ci consente oggi di studiare il secondo principio secondo un bilancio. Il termine lo conoscete, ne avete sentito più volte parlare, qualche volta è una parola un po' astrusa, ma che avete più volte incontrato nel, diciamo, nei corsi elementari, che è la parola entropia. La parola entropia che, diciamo, nell'intenzione di Clausius doveva essere il più vicino possibile alla parola energia, perché ovviamente è strettamente correlata, è una grandezza che in qualche modo ci dà la misura della qualità dell'energia. Perché ovviamente, diciamo, i due concetti su cui si muoverà il corso di fisica elettrica sono da un lato l'energia e la misurabilità ovviamente di questa energia, che nelle sue diverse forme, meccanica, diciamo, cinetica, meccanica, eccetera, dall'altro lato le diverse forme, perché è chiaro che una cosa è avere 100 joule, diciamo, come energia potenziale, un'altra cosa è come energia termica. Cioè c'è una direzione dei fenomeni e quindi una qualità dell'energia contenuta nei sistemi che a voi sembra normale. Cioè, se io oggi vi racconto, dico: ragazzi, allora io ho questo gessetto c'è una certa energia potenziale, e voi questa energia potenziale già la conoscete, quant'è? È meglio. Per cui questa energia potenziale, se io lascio cadere questo gessetto, lo lascio cadere sulla, diciamo, sul tavolo, questa energia potenziale si è trasformata. In cosa si è trasformata? Prima cinetica, e poi quando adesso che sta sul tavolo, dove? In cosa? Potenziale del tavolo. No, allora, questa differenza di potenziale è meglio del talca. Va bene? Nel momento in cui ho lasciato cadere il mio gessetto, si è trasformata quell'energia. In cosa? In che energia si è trasformata? Prima energia cinetica, quindi ha accelerato il gessetto. Poi si è fermato sulla, diciamo, sul tavolo, l'energia cinetica non ce l'ha più, è fermo. In che si è trasformata? Nella più bassa forma di energia, quale? Energia termica, va bene? Allora, di fatto, quindi, diciamo, questa energia termica, io non è che dico: ah, vabbè, adesso me la ritrasformo in energia potenziale, sali sopra, gessetto, non sale sopra. C'è una direzione dei fenomeni, perché c'è una qualità dell'energia. Se io voglio, vi chiedo, come la misuro? Allora, voi oggi già avete alle spalle, diciamo, Kelvin, vi siete studiati Kelvin, vi siete studiati Joule, eccetera. No? Non avete fatto il corso di termodinamica. Quindi non siete in grado di darmi quantitativamente una relazione che mi misura il degrado dell'energia. Clausius vi ha dato appunto la modalità di fare questa misura. Questa misura è fatta attraverso questa grandezza che si chiama entropia, che studieremo nei corsi di termodinamica, che mi consente di misurare il grado di irreversibilità dei fenomeni e quindi anche il grado di, diciamo, in qualche modo di, diciamo, qualità dell'energia associata al gessetto prima qua e al gessetto in questo momento che si trova sul tavolo. Ovviamente è una costruzione estremamente semplice e pulita, quindi una di quelle costruzioni termodinamiche di cui parlavo prima, dire: vabbè, ma come è potuto, diciamo, sfiorare questa idea nella mente di nuovo, semplificare così un problema? È una delle più belle costruzioni termodinamiche che ci consente oggi di studiare dei fenomeni e di capirne, diciamo, il degrado dell'energia che di volta a volta abbiamo nell'utilizzo, diciamo, dell'energia all'interno di una macchina, all'interno di un sistema, eccetera. Quindi poter far funzionare le macchine in modo efficiente significa
ovviamente sfruttare al meglio, quindi stare sempre ciò il più possibile vicini alla reversibilità, quindi alle cosiddette macchie di carbonio. Come misuriamo il grado di reversibilità? Attraverso ovviamente la grandezza entropica, che è stata messa ovviamente in piedi da Clausius. Su questa scala vedete l'ultimo secolo, che noi non faremo, cioè noi non studieremo, diciamo, Boltzmann, né Maxwell, né Einstein, anche se hanno dato dei contributi enormi alla termodinamica. Basta pensare, diciamo, alle equazioni di Maxwell, basta pensare, diciamo, anche alla riformulazione del primo principio, diciamo, che Einstein fa. Cioè, noi sappiamo da Joule, attraverso i suoi esperimenti, sappiamo dalla formulazione, diciamo, che Kelvin ne dà, che l'energia non si crea, non si distrugge, giusto? Ebbene, diciamo, Einstein ovviamente ha leggermente messo in crisi questo sistema, perché noi sappiamo anche che abbiamo delle equivalenze massa-energia, e quindi sostanzialmente dovremmo rivedere il nostro primo principio, cosa che non faremo all'interno del corso, diciamo, elementare di termodinamica, ma che ovviamente invece Einstein ha fatto. Quindi per corsi avanzati, se voi avete delle reazioni nucleari, dovete, per fare dei bilanci, ovviamente tener conto anche di altri aspetti che noi nei corsi elementari non andremo a studiare. Allora, intanto abbiamo gli ultimi 10 minuti che ci consentono di cominciare a focalizzare la nostra attenzione su alcuni concetti di base della termodinamica. Forse questo excursus storico non so fino a che punto abbia potuto toccare le vostre corde, la vostra attenzione, perché alcuni concetti che ho toccato in questo excursus probabilmente non vi sono chiari, probabilmente anche la stessa concetto di temperatura potrebbe non essere chiaro, forse la pressione un po' di più, e quindi dovremo rivedere, diciamo, e ristabilire ridefinire alcune grandezze nel corso di termodinamica, perché una cosa è la temperatura termodinamica, una cosa è la temperatura empirica, una cosa è la pressione termodinamica, una cosa è la pressione empirica. Quindi alcune grandezze che noi spesso confondiamo hanno delle piccole differenze che dovremmo andare a stressare. Allora, ovviamente per poter iniziare a studiare, diciamo, i nostri sistemi, ne abbiamo parlato stamattina, dobbiamo parleremo di sistema e di ambiente. Il sistema è il nostro oggetto, l'oggetto del nostro studio, e possiamo immaginare il sistema sia come una massa che andiamo a studiare, una massa di controllo, sia un certo volume dello spazio. Ovviamente il sistema sarà delimitato rispetto all'ambiente esterno da una cosiddetta superficie di controllo. Quindi la superficie che divide tutto quello che voi volete studiare, il vostro sistema, dall'ambiente esterno, si chiama superficie di controllo. Per noi, diciamo, noi vediamo, diciamo, il concetto di ambiente è un concetto relativo, diciamo, attenzione, perché è chiaro che se noi vogliamo studiare la Terra, l'ambiente chi è? È l'universo. Se invece vogliamo studiare, diciamo, questo computer, l'ambiente può essere l'atmosfera, quindi può essere il nostro sistema esterno e, diciamo, l'ambiente che ci circonda. Quindi attenzione alla parola ambiente, perché qualche volta può coincidere esattamente con il termine che noi diamo alla parola ambiente, qualche altra volta potrebbe essere leggermente diverso. Lo stesso, diciamo, l'ambiente potrebbe essere anche un pezzo di una macchina, cioè se io immaginate all'interno di un motore a combustione interna, se io guardo soltanto il sistema pistone cilindro, va bene, l'ambiente è anche il mio radiatore col quale io posso scambiare calore. Quindi attenzione a definire l'ambiente, a non ricordare che l'ambiente non è l'ambiente esterno, ma è tutto quello che sta esternamente al mio sistema. Questo è concettualmente il significato di ambiente per i termodinamici. Ovviamente noi andremo a studiare il sistema e gli scambi di energia che il sistema ha con l'ambiente esterno, e ovviamente andremo a studiare questi scambi o di energia o qualche volta anche di massa. Andremo ovviamente a focalizzare la nostra attenzione sui vincoli che ovviamente
diciamo, il sistema ha, diciamo, rispetto alla storia. Io qui vi ho riportato una serie di esempi, diciamo, di sistema. In questo caso, vedete, ho riportato la macchina di Watt, quindi una macchina, diciamo, a doppio effetto, che ovviamente può trasformare, diciamo, il calore, diciamo, il lavoro, facendo espandere appunto questo fluido alternativamente una volta in questa parte, un'altra volta all'altra parte. Quindi la macchina non torna indietro semplicemente rimuovendo la fiamma, ma portando il vapore anche dall'altro lato, diciamo, del sistema. Quindi il sistema è un sistema a doppio effetto. E in questo caso ovviamente il sistema potrebbe essere quello che voi vedete colorato con, diciamo, con il colore marrone prima, e quindi potete seguire l'evoluzione di questo sistema spostando, diciamo, andando a seguire le dilatazioni del sistema, di questa massa di controllo nell'ambiente, diciamo, in cui questa viene collocata. Oppure potremmo vedere un sistema, potrebbe essere semplicemente un termos, potrebbe essere, diciamo, anche un individuo, anche lui possiamo essere un sistema che possiamo studiare dal punto di vista termodinamico. Questo lo si fa in tutta quella disciplina che va sotto il nome di comfort termico, lo si fa normalmente nei corsi un po' più avanzati in energetica, perché l'energetica dell'edificio si studia appunto, diciamo, l'aspetto comfort umano. E ovviamente ancora potrebbe essere quella, diciamo, di un'aula. Un'aula può essere un sistema, diciamo, che possiamo studiare perché semplicemente lo vogliamo termostatare. Oppure potrebbe essere una cella spaziale, piuttosto che un computer, piuttosto che una penna, piuttosto che qualunque altro. I vincoli. Allora, i vincoli che noi andremo a, diciamo, mettere al nostro sistema sono dei vincoli, innanzitutto dei vincoli di massa. Se il nostro sistema, se all'interno del nostro sistema può entrare una certa quantità di sostanza, questo sistema si dice aperto. Quindi un tubo, un pezzo di un tubo può entrare, diciamo, dell'acqua e può uscire dall'altro lato, diciamo, dell'acqua. Quindi un tubo è assolutamente un sistema aperto. Se invece, diciamo, sto studiando un termos lo posso studiare come sistema chiuso. Ovviamente se lo vado a studiare mentre mi prendo il caffè non è più, diciamo, chiuso, ma nel momento in cui ho avvitato il tappo, da quel momento in poi io posso studiare quel termos come se fosse un sistema chiuso. Quindi attenzione, ovviamente l'accezione chiuso aperto è, diciamo, vincolata al tempo in cui noi stiamo studiando un oggetto. Quindi un oggetto può essere chiuso in certi momenti e aperto negli altri. Questo, diciamo, è tanto più vero per esempio nel motore a combustione interna, in cui io studio la fase per esempio di espansione, quindi metto dentro della benzina, faccio avvenire la combustione della benzina, chiudo le valvole e lascio espandere il mio sistema. Allora, nell'espansione sono chiuse le valvole, quindi tutta quella trasformazione termodinamica ovviamente avviene senza scambi di massa con l'esterno, quindi posso studiare quella trasformazione termodinamica come se, diciamo, se il mio sistema fosse un sistema chiuso. Anche se io ciò che ha delle valvole, cioè può avere, diciamo, nella fase di espulsione possono esserci dei fori di scarico, cioè possono esserci degli scambi di massa, ma non in quel momento in cui io sto studiando la trasformazione di espansione. Quindi attenzione, quel vincolo e ovviamente deve esserci durante tutto il periodo in cui io vado a studiare quell'oggetto. Quindi chiuso e aperto, ripeto, chiuso al trasporto di massa o aperto al trasporto di massa. Diverso invece è il discorso, diciamo, i vincoli che posso mettere in essere nei confronti del trasferimento di energia. Attenzione, perché l'energia come la posso far fluire? La posso far fluire o, diciamo, attraverso il modo lavoro. Questo sistema pistone cilindrico che ho fatto vedere prima, allora, pistone cilindro, ricordiamoci perché questo è un cilindro, okay, a pareti rigide e fisse, diciamo, lungo tutta questa parte qua, e poi ho uno stantuffo, quindi un pistone, che può scendere e può salire, giusto? Allora, se io ho questo sistema, che cos'è questo sistema? Com'è secondo voi? Chiuso o aperto? Chiuso, giusto? Se questo sistema è chiuso, io, diciamo, spingo questa parete e comprimo il mio sistema, secondo voi il vincolo di scambio di energia
ce l'ho o non ce l'ho, può scambiare, sto scambiando energia con questo sistema oppure no? Questo è il mio sistema e tutto il resto è l'ambiente, vi trovate? Perfetto. Allora, se io spingo il pistone sul, diciamo, a comprimere questo, diciamo, questo gas che sta per esempio all'interno del mio sistema pistone cilindro, a vostro parere sto scambiando energia, in che modo? Lavoro, cioè sto compiendo lavoro sul mio sistema. E quindi quando le pareti sono rigide e fisse non consentono scambio di energia in modo lavoro. Per cui se questa scatola fosse a pareti rigide e fisse e mi viene voglia di comprimere sopra, quello non si muove, va bene, non posso compiere lavoro. Quindi una scatola con, cioè, ermetica, quindi chiusa, e poi non posso neanche deformarla, pareti rigide e fisse, perché queste qua sono le pareti, sono rigide ma non sono fisse, vedete che c'è una mobile, è una scatola in cui non è consentito, c'è un vincolo che non mi fa trasferire energia in modo lavoro dall'ambiente verso il sistema o dal sistema verso l'ambiente, quindi né in un caso né nell'altro. E quindi capite bene che avete il sistema a pareti rigide e fisse, non mi consente ovviamente questo passaggio, quindi c'è questo vincolo. Se invece le pareti diventano mobili, non ho più questo vincolo e quindi ovviamente posso scambiare energia in modo lavoro. Attenzione, perché l'energia in questi sistemi semplici, il PBT, poi vedremo più approfonditamente anche domani, può essere scambiata anche attraverso un'altra modalità. L'abbiamo vista, diciamo, poc'anzi, probabilmente facciamo una storia in pillole della termodinamica, no? Che abbiamo visto? Abbiamo visto che potevo mettere una fiammella sotto questo sistema e quindi cosa potevo fare? Potevo riscaldare questo mio sistema. Amen. Quando lo riscaldo, il vincolo di scambio di energia in modo calore non c'è. Cioè, se il sistema mi consente, perché è metallico, quindi un bel conduttore che lascia passare questa energia in modo calore, io posso trasferire al mio gas all'interno, posso trasferire, diciamo, energia termica. Bene, il sistema in questo caso si dice diatermale. Se invece io ci metto 20 cm di polistirolo, bene, come nel termos, metto una bella, diciamo, un bel isolante, e allora che cosa succede? Ce ne metto non 20 cm, ce ne metto 40 cm, ce ne metto 80 cm, va bene? Che cosa succede? Ho messo un vincolo. Qual è questo vincolo? È il vincolo di adiabaticità, cioè non il sistema non può più scambiare energia termica, quindi energia in modo calore, e quindi di fatto ho un ulteriore vincolo, diciamo, che io devo tenere in conto eventualmente anche con altri vincoli che possono esserci sul mio sistema. Se ora metto tutti e tre i vincoli insieme, vincolo che cosa? Passaggio di massa, vincolo, diciamo, il passaggio di energia in modo lavoro, vincolo il passaggio di energia in modo calore e li metto insieme, come lo chiamerò il mio sistema? È isolato, cioè non posso scambiare niente, vabbè? Un sistema isolato è appunto un sistema che non può scambiare né massa né energia, e ovviamente non isolato nel caso in cui questo scambio può esserci. Allora, io a questo punto abbiamo fatto pochissimo, abbiamo detto qualche, diciamo, soltanto qualche, abbiamo dato qualche definizione dei concetti su cui lavoreremo nel corso di termodinamica. A partire dalla prossima lezione daremo una visione un po' più ampia di queste problematiche e poi cominceremo a studiare il primo e il secondo principio per poter poi studiare come. Quindi ci vediamo alla prossima lezione.